Buonasera amici di Teleprime di Prima Serie A, eccoci qui per il penultimo appuntamento della stagione, quindi vi do anche questo piccolo spoiler ed oggi sarà una puntatona non solo per il parterre molto ricco ma anche perché c'è tanto di cui parlare, le parole di tanti protagonisti azzurri, dalle loro nazionali, il futuro di tanti veterani che scricchiola e si allontanano ahimè dall'ombra del Vesuvio e i tifosi che un po' hanno paura, ma ne parleremo tra pochissimo, prima di tutto sigla. Eccoci qui, siamo pronti, iniziamo subito perché la puntata sarà veramente ricca, quindi i temi da trattare sono veramente tanti. Prima però ritorniamo ai vecchi albori perché abbiamo un parterre veramente ricco, così come piace a me, come eravamo abituati a fare soltanto qualche anno fa. Inizio dalla mia sinistra, Stefano Marino, ben ritrovato. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Abbiamo un altro Stefano, un grande ritorno proprio perché parlavamo appunto di appuntamenti di qualche anno fa. Stefano Sica, buonasera. Buonasera Alessia, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. È un piacere ritrovarvi entrambi ovviamente. Grazie, piacere nostro. Alla mia destra abbiamo praticamente il direttivo, possiamo dire, del Club Napoli, Piedimonte, Matese, Diego Armando Maradona, quindi diciamo il nome al completo. Inizio subito con il direttore sportivo Mario Sant'Angelo, buonasera. Buonasera a te Alessia, buonasera a tutti. Dopo un grande corteggiamento che certo. Vi ho fatto, ma ci voleva grazie, una promessa grazie. Che ci eravamo fatti, quindi infatti. Sono veramente molto contenta e possiamo far partire anche il coro. C'è solo un presidente e non si tratta di Aurelio De Laurentiis, bensì della presidente Fiorella D'Angiolillo. Buonasera, ciao Fiorella. Buonasera a tutti, buonasera Alessia e buonasera a tutti i telespettatori. Bene, terminiamo con Luigi Grande, vicepresidente. Buonasera Alessia e buonasera a tutti. Bene, iniziamo subito, visto che non ci vediamo da un po', inizio dagli Stefano, facciamo un bilancio della fine del campionato del Napoli. Il Napoli torna in Champions, terzo posto, come sappiamo bene, un terzo posto che comunque fa bene alle casse appunto degli azzurri, infatti era l'obiettivo minimo, possiamo dire, da raggiungere ed anche quello certificato inizio stagione dal presidente De Laurentiis, un punto di partenza importante e per il presente ci siamo, per il futuro c'è ancora qualcosa da costruire. Più forse, più di qualcosa, almeno dalle voci, che dalle trattative a cui stiamo assistendo, diciamo, dalla fine del campionato ad oggi, i pezzi pregiati che noi sapevamo già quali fossero, vale a dire Koulibaly e Mertens, tra scadenze, rinnovi e così via, Fabian Ruiz. In effetti fra questi tre, due, Insigne già sapevamo che era andato via, sì. Due, o meglio, quindi Ruiz e Mertens ormai sembrano lontano da Napoli. In realtà Mertens è una cosa un po', diciamo, a sorpresa, perché noi sapevamo fino a durante quasi o almeno alla fine del campionato che lui era ben disposto ad autoridursi anche l'ingaggio pur di chiudere la carriera a Napoli, all'ombra del Vesuvio. Però pare che sia stato il problema dei bonus o altre cose. Alla fine lui oggi pare uscire una dichiarazione della connazionale belga, se non ho inteso male, sì. Che è praticamente a disposizione, cioè vuole continuare a giocare anche lontano da Napoli e non ci sono al momento spiragli, diciamo, dalla società azzurra, però staremo a vedere. Però al momento lui, Fabian Ruiz, sembrano Koulibaly, in effetti è così come ha, dimenticavo, non l'ultimo ma l'altro del Osimhen, che pure potrebbe essere un altro pezzo pregiato. Adesso come stanno le cose, tutte e quattro teoricamente potrebbero essere, diciamo, alla napoletana in paranza, essere venduti, quindi significa praticamente
indebolire, insomma, una squadra i cui, diciamo, riferimenti ormai erano questi qua, perché Insigne già è stato, già non fa più parte ormai della squadra. Quindi non so, la Champions League l'anno prossimo, speriamo che ci siano dei ricambi all'altezza, ma noi sappiamo bene, questo mi sento di dirlo, che ogni qualvolta un pezzo pregiato del Napoli è andato via, da Higuain a, cioè, Cavani prima, Higuain eccetera, non sono mai stati investiti in realtà a lungo termine su un progetto. Io questo progetto, se il progetto si intende stare in Europa, il progetto è stato, diciamo, come dire, viene più o meno confermato, ma nei fatti i titoli, non diciamo zero titoli, come direbbe, diciamo, Mourinho, non voglio dire che Real Madrid 14 titoli e Napoli 0 titoli, però questo non è un paragone, però voglio dire, nei fatti cosa abbiamo vinto? Cosa abbiamo visto? Con giocatori di valore, attenzione, perché il Napoli ha comunque giocatori di valore fuori classe o campioni che possono decidere, ma io nei fatti ancora una volta ho assistito a un finale di stagione, più che un finale, già insomma dalla partenza sprint non c'è stato purtroppo novembre, così come qualche anno fa con Sarri dopo la vittoria a Torino con il gol di Koulibaly. Quindi non vorrei aggiungere altro, ma mi sa che lo scudetto qui non debba arrivare. Ecco, volevo interpellare anche Stefano proprio sulla stagione del Napoli, anche sulle prospettive scudetto, anche perché quest'anno c'era una grande occasione almeno di lottare per lo scudetto fino alle ultime giornate, poi ovviamente il Milan ha fatto ciò che doveva, quindi magari l'impresa sarebbe stata comunque molto ardua, però secondo te nel complesso la stagione del Napoli è stata positiva, cos'è che non è andato e cosa si deve migliorare al di là dei calciatori ovviamente? Gli obiettivi societari, quello è stato raggiunto l'obiettivo principale del ritorno in Champions dopo 2 anni di assenza. Su come poi è stata gestita l'annata, è chiaro che aver perso questa occasione, in guardo sono usciti i limiti anche strutturali di una società a livello di mentalità, a livello di cognizione, no? Di processo cognitivo nel corso di un anno finalizzato un obiettivo che doveva essere quello, e poi i limiti anche dell'allenatore, che anche da un punto di vista secondo me nervoso non ha retto, a mio avviso, anche la pressione poi che a un certo punto veniva naturale, no? In funzione di un obiettivo che era quello dello scudetto a portata di mano. E questo è stato il motivo che ha impedito al Napoli questo traguardo, secondo me, che fermo restando che il Milan ha strameritato. Progetto giovane, allenatore bravo, sereno, che meritava questa soddisfazione, struttura societaria evidentemente diversa, perché forse questo è un problema che ha distinto un po' il Napoli dal Milan, al di là poi delle forze delle squadre. Lo stesso De Laurentiis ha ammesso che il tetto ingaggi del Milan è stato inferiore rispetto a quello del Napoli. Questo è anche per certi versi un'ammissione di colpevolezza, se vogliamo, no? Perché vuol dire che qualcosa è mancato a livello strutturale, a livello di vertice, a livello di gestione tecnica da parte di Spalletti, e certi errori, certe ansie le abbiamo viste, le abbiamo analizzate. Quindi poi come sarà la campagna acquisti? Sono 2 anni che il Napoli sta tentando un rinnovamento, già l'anno scorso la Redditi disse sono tutti in vendita, anche quest'anno credo che molti sono in discussione, non è che tutti sono confermati. Koulibaly puoi piazzarlo ora a un prezzo buono, Osimhen se arriva un'offerta da 1.000 a 1 notte è chiaro che andrà via anche lui. Poi la preoccupazione mia non è tanto sugli arrivi adesso, perché sono buoni giocatori, potremmo sì, anche analizzarli, la preoccupazione mia è poi non lasciare i tasselli scoperti, certo. Perché dal punto di vista degli ingressi, secondo me l'esterno georgiano, come De Laurentiis ha soprannominato Zizino, diciamo Zizì così non facciamo errori, e Oliveira e Ostigard si arriverà, sì, ma lo stesso De Lofeo, acquisti tra l'altro anche chiusi in un lasso di tempo anche breve, quindi significa che sono trattative che sono cominciate in tempo, come dire, con un certo tempo, con un certo anticipo, a differenza degli anni scorsi in cui il Napoli ritardava determinate, no? La conclusione di determinate operazioni, quindi significa che c'è stata una visione di questo tipo, però è chiaro che secondo me certo, qualche eccezione potrebbe essere dolorosa, e torniamo poi sempre allo stesso punto: che cosa vuole fare il Napoli, che obiettivo vuole darsi? Cioè, quel programma di De Laurentiis è un programma a sé stante, quello fatto sulla conferenza stampa che voi conoscete, diciamo a chiusura di quella conferenza stampa, oppure c'è la volontà di strutturarsi determinate cose? Io credo che quella faccia di Spalletti, quell'espressione di Spalletti sia stata, secondo me, indicativa probabilmente il sopracciglio, di quel sopracciglio, quella viso dondolante che forse, insomma, non so se poi il Napoli riuscirà, ripeto, nonostante questi tasselli, dal mio punto di vista, ribadisco, sia per tempistica sia per qualità, io penso che il Napoli abbia preso, diciamo, 2 giocatori, perché 2 sono conclusi, Ostigard e De Lofeu,
De Rofeo dovrebbe essere il sostituto di Mertens, sono secondo me due giocatori, uno di grande quantità, Oscar, l'abbiamo visto col Genoa, De Rofeo lo conosciamo, e quindi giocatori anche secondo me di una certa importanza, io di questo ne sono convinto, però ecco, bisogna capire il Napoli come, qual è il reale obiettivo poi, cioè uno scudetto si costruisce alle fondamenta, non si improvvisa, un processo di questo tipo, vincente, non si improvvisa, ma si costruisce nella mentalità, nella costanza, nella tranquillità di una società, del rapporto suo con l'allenatore, e quest'anno si è visto, cioè, ci sono stati anche dei momenti di tensione verso la fine, quindi ci sarebbe tanto da dire. Aggiungiamo poi anche ai calciatori tra virgolette in entrata anche le permanenze di Juan Jesus e Anguissa, quindi comunque altri due colpi, conferme importanti per il Napoli. Mario, prima di parlare proprio del mercato, quindi facendo un po' di analisi dei singoli, volevo sapere da te al club, precisamente prima e dopo di Empoli-Napoli, che aria tirava? Se c'era entusiasmo, si credeva a quel sogno scudetto, o c'era già la percezione che qualcosa potesse andare storto, e soprattutto dopo qual era l'umore poi? Io fortunatamente dopo non c'ero, per una mia assenza ho dovuto fare un impegno familiare. Prima c'era molto entusiasmo, devo essere sincero. Ci credevamo, come ci abbiamo sempre creduto ultimamente, perché dopo le vittorie che ci sono state prima di Fiorentina e di Roma, diciamo che ci credeva al sogno scudetto. Quella partita inizialmente l'entusiasmo c'era, però dopo i primi minuti di gioco, che il gol non arrivava nonostante il Napoli cercava, qualcuno già iniziava a fare un po' il muso storto, nel senso di dire la partita la vedo male. Poi dopo il gol di Insigne, io a fine primo tempo andai via, iniziamo a crederci un po' tutti quanti, Quindi la colpa è tua che sei andato via, lo possiamo dire. Qualcuno del direttivo me l'ha fatto, perché poi sono, diciamo, l'anima confusionaria del club. Quando il Napoli segna sono quello che grida, faccio lo speaker del club. E quindi qualcuno mi ha dato la colpa, perché sei andato via e il Napoli ha perso. Mi auguro che non sia così, non è sicuramente così. Poi per quello che è successo dopo, loro erano presenti, quindi qualcuno diceva che non c'è stato, sul 2-2 già molta gente ha abbandonato il club, è andato via, e poi piano piano non ci sono stati commenti, perché non è stata solo la partita di Empoli, anche altre partite quest'anno che ci hanno lasciato l'amaro in bocca. Al club funziona così, che quando il Napoli non ottiene il risultato pieno, la gente abbassa la testa, chiude la bocca e andiamo via con l'amaro in bocca. Poi noi napoletani, noi tifosi del Napoli soprattutto, basta la prima vittoria, la prossima partita, che ci dimentichiamo. Si è di nuovo innamorati. Ci dimentichiamo tutto quello che ci ha fatto soffrire nella partita precedente. Ecco, presidente Fiorella, dicevi pianti in quella partita. Sì, dopo è una partita che resta secondo me impressa nella nostra memoria, perché subito dopo è la partita in cui io ho visto veramente i bambini piangere, perché noi poi al club abbiamo la prima linea, diciamo, in cui sono tutti ragazzini, 14-15 anni, qualcuno anche più piccolo, che subito dopo la partita ha cominciato proprio a piangere, deluso, amareggiato. Non nego che, diciamo, anche noi un po' più grandi stavamo sulla sedia per non parlare, perché la delusione era veramente tanta, diciamo. Chiaramente dopo abbiamo cominciato a sognare di nuovo, perché poi il Napoli, cioè i tifosi del Napoli hanno questo, che fino alla fine cominciano a sperare, dice vabbè, forse la prossima, forse possiamo, forse ce la facciamo, cioè fino a quando non c'è stato matematicamente. Io ricordo che qualcuno mi disse, quando mi vide abbastanza così, disse guarda, matematicamente ce la possiamo ancora fare, possono ancora perdere tutte, insomma. Noi siamo così, io forse
forse perché, diciamo, per forma mentis mentale sono molto schietta e chiara. Onestamente io vorrei far vedere quella partita, se ci fosse un video, io lo vorrei mandare al nostro presidente, ma al presidente di cui sopra, e far vedere queste immagini, perché lo scudetto, cioè, perché c'è gente che veramente ci è rimasto male per uno scudetto, diciamo, a cui avevamo tutti sperato, perché prima della partita con l'Empoli tutti avevamo sperato che fosse ancora possibile. Luigi, ti vedo ancora arrabbiato, eh? No, mo stavo pensando il finale, che rimanemmo in 2-3, mi sembra, io, Fiorella e un altro socio del direttivo. Rimanemmo scioccati, non parlavamo, ci guardavamo solo in faccia. C'era mio figlio, 14enne, che ha preso una passione l'ultimo anno per Napoli, impressionante. Rimase scioccato, se ne andò direttamente, non sapevo nemmeno dove andare, se era andato a casa. C'è stata delusione, veramente c'è stata delusione. E un po' prima la partita col Milan in casa, noi stavamo là. La stessa cosa, siamo rimasti nello stadio una mezz'oretta dopo la partita, che abbiamo detto abbiamo buttato un campionato. Sì. Io ci credevo, cioè, quest'anno. Questa delusione la vorrei far provare ai vertici dirigenziali del Napoli. Veramente questa delusione che abbiamo noi tifosi, non so, penso anche gli amici la pensano così. Una gioia, un qualcosa che veramente siamo là per raggiungere e non ci riusciamo. E non veniamo premiati mai, cioè, non lo so, forse sono io che sono fatto così, ma la società dovrebbe capire pure ogni tanto, dice, ma queste persone meritano qualcosa in più di quello, di quello che ci stiamo dando. Ma Luigi, volevi aggiungere una cosa? Questo volevo aggiungere, proprio per della partita di Napoli-Milan, ho visto Milan unito, sì. Quello che manca al Napoli gli ultimi anni, ma anche come tifo, c'è unione tra tifosi, presidenza, dirigenza e calciatori, quello che mi ricorda mio padre, che ero piccolino quando abbiamo vinto i due scudetti, l'Europa League, diciamo, come si chiama oggi, la Coppa UEFA, c'era unione tra tifo, presidenza e tifoseria, e voglia di lui che ci ha preso in un fosso, ma dobbiamo via. A noi bastava uno scudetto, potevamo anche ricominciare dalla Serie C l'anno prossimo. Ormai siamo abituati, però bastava uno scudetto anche per non farci prendere più in giro. No, anche perché la Serie C è anche stata abbastanza impegnativa. Noi ci siamo fatti sì. Abbiamo fatto le trasferte in Serie C, è stato pure bello. Alla sì, fine. È quello che ha forgiato, però, poi, secondo me, anche le nuove di generazioni. Più. Almeno come tifosi, come gente, meritiamo di più. No, assolutamente, ed è importantissima poi la vostra testimonianza, e mi piace tantissimo che sottolineate proprio le emozioni e le sensazioni dei tifosi, come è giusto che sia, anche perché le dichiarazioni di questo periodo, soprattutto ovviamente del presidente De Laurentiis, anche perché a parte la conferenza stampa del ritiro, poi Spalletti praticamente ha parlato poco e niente, i calciatori soltanto dai ritiri delle proprie nazionali. Però giusto per chiudere il cerchio, Stefano, entrambi, diciamo, prima l'uno e poi l'altro, effettivamente tutti coloro che si avvicendano anche nel salotto di prima Serie A, ma sono concordi nel dire che prima di tutto c'è stata poca coesione tra tifo, piazza, anche la stampa, società, e poi che effettivamente la società sportiva Calcio Napoli, nel chiamarla così com'è, è incompleta anche rispetto ad altre società. Mancano tante figure dirigenziali, anche che facciano da collante magari tra la stessa società e la squadra. Ci sono stati problemi di comunicazione, comunicati stampa alquanto discutibili anche nell'ultimo periodo, quindi al di là dei calciatori e dei singoli, dei quali parleremo tra pochissimo, però qualcosa in più va fatto anche sotto quel punto di vista, anche per i tifosi. Sì, dal mio punto di vista questa è una pecca del Napoli, praticamente, diciamo, gestione della Laurentiis, perché è vero, vogliamo scomodare il Napoli, dicevo, i scudetti di Maradona, c'era un certo Italo Allodi, che poi dopo, che era proprio il collante della Laurentiis, quindi avrebbe una figura
come quella là, non dico di quel livello, ma comunque un qualcosa che possa fare da union tra la società e l'esterno, a parte diciamo l'ufficio stampa, i colleghi dell'ufficio stampa, eccetera, certo, che hanno un loro tipo, sono una certa attività, ma proprio quello della anche per esempio loro che sono uno dei tantissimi club, insomma, del Napoli, per esempio anche la società dovrebbe interagire, c'è una serie di cose, ma purtroppo noi abbiamo nella, secondo me, una sua visione, essendo un uomo di spettacolo, lo sport ha avuto ben poco a che fare, sappiamo la sua, diciamo, come nasce la sua vera attività, diciamo di famiglia poi soprattutto. Evidentemente, sì, il calcio anche oggi è spettacolo, però da un certo punto di vista bisogna anche fare dei distinguo, perché lui ovviamente ha la gestione che non vuole andare in rosso, quindi sappiamo che gli investimenti sono fatti, però comunque non è il fatto di diritti d'immagine, quindi molti giocatori non sono venuti, sono andati via perché per una situazione del genere. Poi è vero che io devo anche dire, fare un altro distinguo, cioè si parla del giocatore che prende tantissimi soldi, eccetera. Le bandiere non esistono più, fedeli, i Totti, insomma, sono rimasti sempre alla Roma, cioè per fare un nome, insomma. Certo. Allora, mo quando i giocatori, noi partiamo dai Guaini, gli ultimi anni, Guaini dice voglio vincere nel Napoli, non riuscirò a vincere, posso vincere la Coppa Italia, la Supercoppa. Ma io, e quindi è andato, noi l'abbiamo contestato alla Juventus, perché ce sappiamo, Napoli, io, ma io un giocatore non mi sento di, soprattutto non napoletano, di dargli torto, dice io attualmente più di questo non riusciamo, sì ci piazziamo, ma non riusciamo a vincere. Se ho l'opportunità, mi viene fatta un'offerta dove so in una squadra, magari prendo lo stesso, però so che là c'è un progetto e so che ha una tradizione vincente, io vado là e non mi sento oggettivamente per cercare di dare torto, perché poi la società in effetti, qual è il progetto della Champions? Sì, come diceva il collega Stefano, giustamente, siamo tornati dopo 2 anni, perché è il minimo che il Napoli possa stare in Europa, è il minimo, sicuramente. Però oltre il secondo posto qua non si riesce proprio ad andare, quindi dal 90 ormai sono 33 anni, perché il prossimo campionato sarà finirà nel 2023, 33 anni in una grande città che non vince uno scudetto. Io penso, non voglio essere, ma se qua viene pure Guardiola, che forse è uno dei migliori allenatori, Guardiola, nel Napoli della Venezia, Guardiola oltre il secondo posto non riesce ad andare. Angelotti, infatti. Ha avuto Angelotti che ha vinto, quindi voglio dire, anche stato Benitez. Sarri è andato a vincere altrove, Sarri ha dato un gioco spettacolare, ma oltre il secondo, perché c'è qualche situazione che proprio a livello di ambiente che non riesce nel momento della vincente, nel momento in cui, come diciamo, vengono venendo accusature, cioè veniamo praticamente nel momento utopico, perché come se dicesse no, voi non dovete, non dobbiamo, dobbiamo fermarci qua, perché se no andiamo oltre. Questo era l'anno buono, se non ora quando, vi ricordate uno solo campo lirico alcuni anni fa, se non ora quando? Cioè, e potete essere chissà, perché l'anno prossimo vuole 2 milanesi, la Juve secondo voi sta ancora così? Le romane, certo. Ad Atene, la Roma, le romane, comunque sono squadre, poi ci può stare sempre la sorpresa che comunque esce una rivelazione. E allora l'anno prossimo si rivederà, sì, puntiamo alla Champions, ma la Champions sarà superato il primo turno, spero, poi non so, affrontare un Bayern, un Barcellona, stiamo sempre alla Real Madrid, cioè di cosa vogliamo parlare? No, Spalletti può avere, cioè, ripeto, anche se mettiamo a Mourinho, mettiamo nuovamente Ancelotti, noi siamo andati in Coppa Europea, l'ultima che abbiamo vinto risale all'89 con la vecchia Coppa UEFA, Maradona, Careca, ma siamo sempre là, Maradona, Careca, non c'era Giordano, Bagni. Perché era un'altra struttura, un'altra cosa, lo scudetto, si poteva vincere di più, non dimentichiamo il Napoli Milan, vabbè, eccetera, quello. Però voglio dire, là c'era una società, c'era un progetto, c'era qualcosa, qua invece il progetto è iniziale, ma poi finisce al secondo posto, terzo posto, sì, lottiamo, ma poi dopo alla fine, quest'anno si è lottato forse un po' più degli anni passati, sicuramente dell'anno scorso. Oggettivamente è stata una partenza sprint, non so se quelle 8 partite di seguito sono state un fatto negativo, forse, non lo so, paradossalmente, non lo so. Quindi mi auguro che ci sia, poi un'altra cosa, scusate, ma mo quest'anno, io vorrei dire da di vostro, ma nella Laurentiis, per esempio, che mo c'è anche il Bari, lui è proprietario, c'è ancora quella legge, il fatto che in Serie A 2 squadre, come è successo, Salernitana, ovviamente Allora perché non vende il Napoli e si può occupare del Bari? Già detto che vuole sapere. Vendere il Bari invece. Vabbè, ma non, queste dichiarazioni io le prenderei sempre. Mi fa piacere per il Bari, per i tifosi del Bari, non me lo auguro che abbia. Vabbè, che il Bari però giustamente pretese insomma diverse da quelle di Napoli, perché ovviamente parliamo di piazze ben diverse. Sì, voglio dire, però si fa anche un po' di depistaggio. Depistaggio, sì, sì, sì. Il tempo che trova. Microfono. Secondo me è in vendita in Napoli. Lui sta cercando l'acquirente che vuole lui. A quello che vuole lui, è difficile
non lo dirà mai, che, ma secondo me lui ci ha fatto il pensierino. È difficile anche poi trovare ovviamente un acquirente importante per il Napoli, anche se al momento... Il gruppo Elliott c'è, ma questo, almeno per come ne so io, l'approccio c'è stato. Adesso non voglio entrare nelle cifre perché poi ognuno ne spara random, però c'è stato questo approccio assolutamente, e credo che ci sarà Gorobro se quelle trattative. Però poi chiaramente si sa che della rete si dà una valutazione, è una valutazione che magari può essere ritenuta eccessiva, e tutto questo rallenta naturalmente la conclusione del negoziato, che però c'è stato e credo ci sarà. Ci sarà ancora. Mario, volevi dire, stavi dicendo qualcosa? Forse sì, forse è difficile fare affari con De Laurentiis, perciò qualcuno arriva, sonda e poi va via, perché probabilmente è difficile averci a che fare, oppure non lo escludo, scendere ai suoi compromessi, non lo so, per questo. No, in quanto riguarda il fatto del Napoli, del Bari, ma secondo la sua logica di ragionamento, quella di fare il piazzamento, di mantenere i conti in attivo e roba varia, secondo me questo è un ragionamento che potrebbe fare tranquillamente a Bari, perché i tifosi del Bari non hanno pretese più di tanto, quindi se lui, faccio un esempio, il Bari l'anno prossimo arriva in Serie A, resta in Serie A per un anno, il secondo, il terzo anno va anche in Conference League o in Europa League, secondo me a Bari hanno vinto non uno scudetto ma la Coppa del Mondo, la Champions League, sicuramente, a differenza di noi che fare un piazzamento Champions non viene ricordato come la vittoria di uno scudetto, che anche i giocatori penso che vengono ricordati per le vittorie che fanno nelle squadre in cui giocano, non perché hanno fatto il piazzamento secondo posto, terzo posto, l'Europa League, la Champions League, no, anche perché poi parliamoci chiaro, andiamo in Champions League, ma non possiamo permettere di competere in Champions League. Assolutamente. Ci stanno strutture societarie, squadre che stanno non anni, ma decine e decine di anni luce avanti a noi. Sicuramente. Purtroppo. Sicuramente. Una passerella è il modo giusto per far quadrare i conti. Bilanci, esatto, sì. I bilanci, come dicevi tu. Mario ci parlava anche di compromessi e ce ne saranno tanti da fare per quanto riguarda il calciomercato. Intanto ci fermiamo per un pizzico di pubblicità e ritorniamo per parlare del mercato e di tutti coloro che potrebbero andare via tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qua dopo un pizzico di pubblicità, la conversazione era molto calda anche a microfoni spenti e ci addentriamo subito nel tema mercato, infatti analizziamo un po' le situazioni dei singoli, in entrata ne abbiamo fatto accenno prima, però i tifosi sono molto preoccupati in particolar modo del futuro di Dries Mertens con il contratto in scadenza il 30 giugno, quindi ormai siamo prossimi, c'è l'hashtag che gira ormai da tempo sul web, io sto con Mertens, ma soprattutto le parole che sono giunte proprio nelle ultime ore in conferenza stampa dalla nazionale belga proprio da parte di Ciro Mertens, che ha iniziato un po' a fare chiarezza sulla situazione, ha detto il Napoli per il momento non si è fatto sentire, sono un po' preoccupato, spero lo faccia nei prossimi giorni, quindi ovviamente in queste settimane, io però già sto cercando di guardarmi un po' intorno perché ho ancora voglia di giocare e voglio eventualmente cercare anche un'altra squadra importante. Parole forti, parole che sottolineano una situazione molto molto scomoda che sta vivendo il Napoli, ovviamente anche Dries Mertens, anche perché Mario, il Napoli potrebbe perdere dopo Lorenzo Insigne un altro leader molto importante della squadra.
Sì, oltre che un leader, è una persona che ci ha coinvolto tantissimo, è entrato proprio nel cuore dei napoletani perché ha sposato in pieno la città di Napoli. Ci auguriamo che si riesca a trovare un accordo tra la società e Mertens. Ognuno faccia un passo indietro alle proprie esigenze e quindi si riesce a trovare questo accordo. Fiorella, tu prima dicevi Mertens deve assolutamente restare a Napoli. Mertens non si tocca, vorrei dire al presidente, anche perché Mertens è un simbolo per Napoli. I napoletani in generale guardano molto anche a quelli che sono i singoli episodi. Mertens ha chiamato il figlio Ciro, quindi per dimostrare proprio l'attaccamento alla maglia e al Napoli. Senza contare che a volte è necessario avere un uomo spogliatoio, chiamiamolo così, diciamo, un uomo su cui la squadra fa affidamento e i tifosi che lo riconoscono come il Napoli. Allora io non ho nulla contro i nuovi giocatori che vengono, ben vengano, anzi, per carità, verranno amati un giorno come sono stati amati i vecchi, come è stato amato Cavani, come è stato amato anche Higuaín, nonostante diciamo poi ci siamo sentiti un po' traditi. Però ha bisogno, appunto, verranno amati, però abbiamo bisogno di un simbolo. Il Napoli, no, Mertens era stato visto come un simbolo, ecco perché dico Mertens deve stare a Napoli. Senza contare che bisogna capire anche perché è successo questo, visto che è una notizia di pochi giorni, perché sembrava quasi che era pronto il rinnovo. Che cosa è successo? Esattamente, qualcosa sicuramente è successo, forse niente, il silenzio più totale da parte delle due parti, Forse il silenzio a volte fa più male di tante parole. è vero, ma credo sia stato proprio quello il problema, anche perché è stato più volte detto, ne parliamo alla fine del campionato, poi la partenza in nazionale, un po' è stata sfruttata questa situazione e secondo me, tranne contatti con seconde parti, se ne è parlato davvero troppo Ah, no, poco. anche perché se mi posso permettere, gli Certo. addii che fanno discutere e di cui noi non sappiamo che cosa poi è successo, sono tanti. Vogliamo criticare Higuaín, per carità, sono la prima ad averlo criticato quando se n'è andato, ma che cosa veramente è successo? I tifosi questo non lo sanno e non lo sapranno mai. Non vorrei che adesso parliamo, facciamo la stessa cosa con Mertens, ecco, vabbè, tra Mertens e Higuaín non paragonabile, però per capire diciamo che cosa succede dietro le quinte, noi non lo sappiamo. Di Insigne tutti siamo rimasti male per Insigne, perché, però bene o male ce lo siamo aspettati perché sapevamo che Insigne voleva andare a giocare fuori, abbiamo avuto anche il tempo di metabolizzarlo. Poi se volete come la penso, Insigne ha bisogno di Napoli e Napoli ha bisogno di Insigne, quindi Insigne probabilmente tornerà anche a Napoli, però abbiamo avuto tempo, modo e tempo di metabolizzarlo. Con Mertens no. È verissimo, è verissimo. Vedremo che succederà anche nei prossimi giorni. Il tempo stringe. Luigi, secondo te, No, anche io stavo pensando l'ultima immagine, mi sembra l'ultima di campionato, con il presidente in braccio il figlio di Mertens negli spogliatoi. se. Sì. Credevo che quella era un rinnovo, una pace fatta, non lo so. Strano queste dichiarazioni di Mertens che la società non si sta facendo sentire. C'è qualcosa che forse è meglio che non veniamo a sapere. Troppo strano. Eh sì, che poi lo guardavo un po' in Cagnesco, Baby Ciro, diciamo, il Sì, figlio sì, sì, di sì, sì. Mertens, lo guardavo un po' storto. O stavo pensando di girare una scena di un film con il figlio di Mertens, può Probabile. darsi. Infatti poi Mertens lo disse anche scherzando, con il rinnovo non c'è solo Dries Mertens, ma anche il bomber del futuro che è mio figlio Questo è Ciro. strano, non lo so. Saranno Veramente. studiando qualche altra cosa. Una situazione veramente molto strana, anche perché questa volta inizio da Stefano Sica. Le parole poi di De Laurentiis, che hanno posto sotto l'attenzione la vile moneta, hanno buttato nel calderone anche un po' tutti gli altri calciatori, non solo Mertens. Ma sono dichiarazioni anche, insomma, abbastanza,
populistiche senza alcun significato, cinematografiche, diciamo. Evidente che c'è una parte, c'è una controparte, ci si deve venire incontro, c'è un compromesso, sono professionisti, sono dichiarazioni evitabili che servono semplicemente a scaricare poi su una parte le responsabilità magari di un mancato accordo. Non funziona così nel calcio. Nel calcio, ripeto, ci sono due parti che tutte e due meritevoli naturalmente di rispetto e di portare avanti una propria posizione nell'ambito di un negoziato. Ora, in questo scambio di mail io non so se sono vere le ricostruzioni di alcuni quotidiani, se sono vere le ricostruzioni di altri quotidiani. Io trovo, non sapendo questo, trovo però paradossale che ci sia una fuga di una mail privata verso degli organi di stampa. E questo mi fa pensare che evidentemente c'è un utilizzo anche un po' strumentale, no? Di questa presunta proposta di Mertens, che poi magari non era quella che è stata dipinta da qualche quotidiano, probabilmente, perché non credo proprio. Poi infatti ci sono altre ricostruzioni in cui si parla di 4 milioni e mezzo, ma di Quimbli in due anni, esatto. Naturalmente con un bonus per la procura, ma mi sembra normale che sia garantito anche questo, quindi non credo che ci sia già il fatto di dimezzarsi un ingaggio significa comunque tantissimo per un giocatore. Ora, noi parliamo di Mertens, ma non dimentichiamoci anche di Koulibaly. Va via anche Koulibaly, uno dei leader dello spogliatoio. Mi chiedo, in questo restyling tecnico del Napoli, della rosa del Napoli, chi resta, e quindi Insigne è già andato via, chi resta come trade union da un punto di vista di leadership, di collante, cioè di una squadra? Perché ogni squadra ha bisogno, no, di testimoni da questo punto di vista. Di Lorenzo va benissimo, però evidentemente perdere troppi leader da parte del Napoli, certamente Zielinski non lo è, andrà via anche lui probabilmente, credo almeno. Stamattina leggevo di un suo voler restare. Sì, pure sì, al momento qualcosa. Sembra che Fabian sia più Fabian c'è il problema lontano, anche c'è il problema, sì. Esatto, più lontano, perché c'è anche il discorso del rinnovo, discorso che probabilmente poi riguarderà fra un anno anche Di Lorenzo, che è uno dei migliori giocatori a questo punto che restano nel Napoli. Quindi io non posso che augurarmi che Mertens resti, ci vuole un po' di buonsenso da parte di tutti, da parte anche della società, nel capire anche l'importanza, ripeto, non soltanto tecnica di un giocatore che può dare ancora tanto, ma anche l'importanza a livello di equilibri di spogliatoio. Io credo che il Napoli stia operando bene con questi ingressi, poi non voglio scappare già rispetto alle domande tue sul calciomercato, però l'abbiamo già anticipato però credo che i primi movimenti siano incoraggianti, ma sempre anche ripeto, cercare di poi confermare un certo tipo di blocco che può accompagnare i nuovi verso, come dire, un obiettivo importante, che poi si remi, come diceva anche Stefano prima, no? Tutti quanti come una famiglia in una stessa poi direzione, cioè cosa che secondo me quest'anno non c'è stata. Cioè, ripeto, la mentalità vincente non è che si acquista al supermercato, ci vuole costanza e perseveranza. La presenza di De Laurentiis ci sarà quest'anno, come è stato l'anno scorso o addirittura nel 2018, nei momenti clou del campionato verrà a mancare, perché è importante una presenza di un presidente che ci crede poi in un obiettivo e che si fa sentire, non che parla quando questo obiettivo è sfumato. Guarda caso che Laurentiis parla sempre quando gli obiettivi sfumano. E questo che cosa ti fa pensare? Fa pensare tante cose, no? Da adito pure a non dica un sospetto, ma alla credenza che poi alla fine magari questa società reputi lo scudetto un optional. Magari se lo vinci in retromarcia, ma non lo vinci perché lo hai programmato, sei stato sul pezzo e sei stato attento, no? Nel seguire un certo tipo di processo 7 giorni su 7. Questo è quello che manca a questa squadra. E quindi si può parlare di Maldini, che aveva un potere nel Milan stratosferico, perché Maldini ha uno studio a Milanello, si sveglia la mattina, arriva alle 7, stabilisce a livello organizzativo come deve funzionare una società. Il Napoli non ha questa figura, ha un ottimo scouting, che è quello che sta portando qualche giocatore importante, ma manca in una figura organizzativa, manca in una figura anche tecnica che sia anche di collante tra società e squadra. Ma è stato un filo conduttore di questi 18 anni del Napoli targato De Laurentiis. Quando è andato via Marino, che è stato, diciamo, il soggetto che in un certo senso ha aperto a De Laurentiis il mondo del calcio, anche cercando di fargli capire determinati funzionamenti strutturali di sistema, e De Laurentiis ha creduto di poter fare tutto da solo in una però
in un obiettivo, in un ambito però molto limitato rispetto a quello che poi sarebbe stato, sarebbero state le esigenze poi magari ecco della città o comunque di una piazza come Napoli. Ecco Stefano, con te volevo rilanciare, perché abbiamo parlato di Mertens, Koulibaly, situazione similare con il futuro azzurro che scricchiola veramente tanto, e parlando di leader ci aggiungiamo anche Ospina, perché al contempo anche Ospina vive stessa situazione con il rinnovo che sembra lontanissimo, ma davvero lontanissimo, ormai sembra che si sia arrivate saluti. Lasciando poi ovviamente in squadra Meret, che acquista fiducia e minutaggio al contempo, così come dicevamo, analizzavamo anche nelle scorse puntate, e quindi anche la situazione portieri sembra pian piano di delinearsi in una maniera oltremodo un po' particolare. Ma sì, infatti è vero, tra i giocatori in partenza anche appunto Spigna, che ha avuto una stagione anche di esperienza, c'è stato soprattutto acquistato per la sua esperienza e quindi lo ha dimostrato, sicuramente ha contribuito tantissimo, ha commesso penso pochi errori, è stata una stagione secondo me dal mio punto di vista tra i più regolari, ecco, diciamo, della stagione comunque positiva del Napoli. Sì, anche qua in effetti c'è una praticamente in atto una sorta di mini rifondazione, mini rivoluzione, come la voleva chiamare. Come diceva Stefano giustamente, il discorso è che a quel punto si va via anche il capitano e il vicecapitano, quindi uomini spogliatoi, anche quelli di Fabio Ruzzi, cioè quelli che stanno più, da più anni nel Napoli. Chi è la figura, diciamo, di Lorenzo Stassino terzo anno, ancora giovane, il ciolo, la figura che faccia da trade union tra spogliatoio e squadra e anche società, una sorta di rappresentante, anche quello sindacale, diciamo, del certo. Lavoro, che si faccia parte, quindi il capitano, l'uomo e la persona di carisma, che però sia giocatore, intendo. Così come manca invece una figura di un ex giocatore come c'è Maldini nel Milan, nel Napoli, che dovrebbe fare, diciamo, potrebbe svolgere il ruolo proprio di immagine, cioè di riferimento sempre tra società e società sportiva, ovviamente esterno, tutto ciò che è l'esterno, quindi tifosi e tutto il mondo che c'è attorno, stampa e tutti resa presso. Quindi una società, perché secondo me la impostazione di De Laurentiis da uomo di spettacolo, che a volte lui in effetti è molto, diciamo, populista, demagogo, lo vedo anche quasi che possa anche decidere di fare il politico, perché comunque per certi versi è uno showman, perché comunque dice delle cose che magari sono fuori, cioè ha un suo modo di, una sua mentalità, un suo modo di fare, quindi non c'è la figura, ripeto, per me lui è il padre padrone, però non presente, o presente, come diceva lui, a fasi alterne, ma non nei momenti dopo, cioè quando occorre invece la coesione, perché in una stagione, dei momenti difficili, ci sono in tutte le squadre, quasi impossibile non ci sia una fase, ma per un motivo o per un altro. E là interviene la società, quando è forte fa ovviamente da scudo verso l'esterno, dagli attacchi che possono esserci dei tifosi, contestazioni dei tifosi, perché magari viene la squadra in quel momento non sta rendendo, ripeto, senza entrare nel merito delle motivazioni, ma ci può stare. Così lui invece scende in campo a volte solo per determinate situazioni, per sua convenienza, o perché deve fare oppure vuole attaccare i vertici della Lega, del campionato, insomma, quando magari invece il problema è in casa e non guardiamo spesso noi agli arbitri, così. Ma dobbiamo vedere la realtà, dobbiamo cercare i suoi obiettivi, perché noi tifosi napoletani siamo appassionati calorosi per tradizione, quindi vediamo delle cose, però dobbiamo anche dire che comunque il Napoli quest'anno se l'è cercata, non possiamo dire ma là c'è da decriminare, perché anche quando ha vinto poi improvvisamente ha perso, oppure ha inanellato una serie di sconfitte, oppure mentre vinceva bello e buono non ha vinto più, cioè ha fatto sconfitte, pareggi, quindi ci sono state situazioni che poi l'Europa in effetti porta soldi, diritti, ma nei fatti ai tifosi e ai giocatori cosa porta? Perché sì, andiamo avanti un po', però poi sì, il prestigio, saliamo nel ranking, ma poi alla fine, purtroppo nel calcio quando nei fatti come contano i gol, si vince chi fa un gol in più, anche non meritato, però ha vinto. Quindi contano i fatti, quei fatti sono che ci sono grandi giocatori, però non riescono a rendere, o rendono, ma a fasi alterne, perché non c'è attorno una squadra, diciamo, che possa fare scudo, perché 3-4 giocatori, per quanto possono essere forti, anche fare la differenza. Ma fino a un certo punto, in una stagione, in un campionato comunque equilibrato, dove anche l'ultima squadra può creare, vediamo la Salernitana quest'anno che dai raspacciate, e poi abbiamo visto quello che è successo,
Ci sono squadre che chi vuole lotta al vertice non perde nei momenti decisivi, chi vuole vincere non viene meno nei momenti decisivi, quindi squadre anche inferiori tecnicamente, perché non si può dire che l'Empoli e lo Spezia fossero più forti del Napoli. Dico queste due perché sono state squadre che comunque hanno il Napoli ha perso punti. Quindi il discorso bisogna vedere dove, cosa vuole fare da grande De Laurentiis, diciamo così. Eh sì, è più che lecito. Con Mario rilancio ancora, perché c'è un altro nome che preoccupa ancora i tifosi, è quello di Osimhen, anche in questo caso dichiarazioni del calciatore che hanno svelato un interessamento di squadre dalla Premier e dalla Liga, si parlava anche di offerte molto importanti sotto ai famosi 100 milioni appunto del valore del calciatore, ma c'è anche una lunga lista di scontenti nel Napoli, perché lo stesso Politano tramite l'agente ha detto che non sente più la fiducia, un'as, Petagna che vuole cambiare aria, insomma la situazione è un po' complicata, lo possiamo dire. Sì, ma io credo che queste situazioni così complicate escono fuori nel momento in cui i calciatori non vedono una progettività della squadra, non vedono un futuro vincente, tra virgolette, quindi non hanno garanzie per il loro futuro, perché ogni giocatore, Fabian, Ospina, Koulibaly l'anno prossimo, Mertens quest'anno, arrivano ogni anno ad scadenza di contratto e non si siedono a tavolino un po' prima per discutere del contratto, arrivare agli ultimi periodi per poi cercare di trattenere il giocatore è molto difficile, la penso io. Però è anche da dire che se per Osimhen arriva un'offerta importante, io penso che sfido chiunque a tirarsi indietro, non dire vendiamolo, o come lo è stato per Higuaín d'altronde. Il sacrificio insomma si può fare. Però deve essere ricambiato, deve essere rimpiazzato con un altro nome. Nel migliore dei modi. Sicuramente non chiediamo Neymar o Messi, però un giocatore come qualche anno fa, dopo la partenza di Higuaín, si parlava di Benzema, il nostro presidente disse che era troppo vecchio, l'ha dimostrato nel corso degli anni, la sua bravura, forse è come il vino, che più invecchia più diventa buono. Sinceramente non ci aspettiamo sicuramente Neymar, come dicevo prima, o Messi o qualche altro nome importante, però un giocatore che possa sostituire egregiamente Osimhen, forse, e con cifre molto, non di 100 milioni, più basse. Assolutamente. Possono tranquillamente arrivare. Assolutamente. Fiorella, secondo te chi è destinato ad andar via? Chi troverà invece un accordo con il Napoli? Allora, credo che Fabian Ruiz sia ormai prossimo alla partenza, quindi diciamo, però anche su Fabian Ruiz dispiace, però diciamo ci ha fatto abituare, perché l'addio di Fabian Ruiz era nell'aria anche dallo scorso anno, sì. Purché venga sicuramente diciamo rimpiazzato, così mi preoccupano le voci su Osimhen, così come possono preoccuparmi, mi preoccupano anche le voci di Koulibaly, Ospina, io sono preoccupata su Ospina, perché poi è vero che Meret è un buon portiere, anche se qui dovrei far parlare Mario, ma io non io sui portieri, però diciamo sono preoccupata, perché per carità è un buon portiere, però Ospina dà quella sicurezza in porta che Meret non dà, e che soprattutto nei momenti fondamentali, nelle partite fondamentali è venuto meno, vuoi perché non ha minutaggio, vuoi per tanti motivi, però il problema c'è. È un presidente, sempre facendo riferimento al presidente, dovrebbe diciamo rendersene conto di queste cose. Però permettetemi, io resto sempre più delusa se se ne va Mertens, quindi io sto soffrendo all'idea di gli altri li posso anche sostituire, ma Mertens non ce la faccio. Mertens e Koulibaly, soprattutto se insieme, poi non so se riuscirò a reggere l'estate. Il colpo non si regge, ecco. È vero, allora, è vero. Mertens dispiace a tutti per la storia che ha fatto con il gol, cioè il giocatore che è stato più il marcatore, per adesso il miglior marcatore del Napoli,
quindi secondo me dovrebbe restare a Napoli a vita. Ecco, Luigi, in chiusura sulle cessioni. No, io non credo molto, anche perché Spalletti, non penso che Spalletti fa partire tutti, cioè, arriverà a un certo punto e gli dirà, non penso, e poi Spalletti pensa solo ai soldi, arriverà a un certo punto che dirà, oh, allora me ne vado pure. Che devo fare? Cioè, farò. Anche perché su Osimhen è stato sfortunato con gli infortuni, è un bel giocatore, ma siamo stati fortunati a prendere Osimhen, nessuno sapeva le sue caratteristiche, cioè un bel giocatore alla fine. Certo. Quindi dove lo trovi un altro Osimhen? Come per Petagna, per l'amor di Dio, con tutto il rispetto di Petagna, però ce ne sono in Serie B anche buoni giocatori, buoni attaccanti, ma il resto non credo su tutti, su Mertens secondo me sì, se ne va. Restante non lo so, Fabian vabbè, l'ha dichiarato, quindi speriamo bene di dare soprattutto buone notizie nelle prossime settimane. Noi purtroppo siamo in chiusura perché siamo come al solito lunghi con i tempi, però domanda di rito e la faccio alla presidente, progetti del Club Napoli Piedimonte Matese, com'è la situazione, cosa farete nelle prossime settimane? Poi ci sono i ritiri, quindi la stagione praticamente già sta per iniziare nuovamente. No, ma noi in realtà siamo un club, diciamo, molto attivo, quindi anche nel periodo, diciamo, di ferie del campionato, di sosta, noi comunque qualcosa da organizziamo, vuoi presentazioni dei libri, vuoi, quest'anno abbiamo organizzato anche, credo andiamo anche a Castel di Sangro per il ritiro, quindi sostanzialmente come ci siamo già stati l'anno scorso, quindi siamo, non ci fermiamo, diciamo, anche perché noi ci piace vedere il club non soltanto come un luogo dove vedere la partita, ma anche come come un luogo di aggregazione. La vostra seconda casa. Immagino. Alcuni giorni anche da Napoli. Naturalmente è in programma anche una grigliata di fine anno, ne approfittiamo per invitare tutti il partner presente. Come prossimo evento, il prossimo evento lo abbiamo sabato prossimo abbiamo il terzo raduno. Noi come club facciamo parte del gruppo Club Amici nel Mondo, UANAMA, Unione Amici Napoli nel Mondo, e sabato prossimo abbiamo il terzo raduno organizzato dagli amici del Club Napoli Città di Castello, e sabato saremo tutti presenti, club di tutto il mondo, club di tutto il mondo, e li salutiamo tutti, gli amici di UANAMA, anche il presidente Rosario Avenia che si impegna tantissimo, sì, che certo. Abbiamo sempre qui certo. In studio, quindi ci racconta ovviamente anche le vicissitudini. Grazie mille, vi ringrazio, quindi un saluto Fiorella, Luigi e Mario, grazie. Buonasera a tutti. Grazie mille anche a Stefano Marino e Stefano Sica, grazie. Grazie a te Alessia, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie. Grazie anche voi che ci avete seguito, appuntamento ancora per l'ultima puntata, martedì prossimo sempre alle 21:30 con Prima Serie A. Alla prossima e buona serata.